Si è conclusa il 30 luglio scorso la personale di pittura di Cristoforo Russo, un presepe pop. L'esposizione artistica di tele e quadri è stata ospitata per l'intero mese di luglio presso il locale Ecclesia, l'antica cappella gentilizia del Settecento di Via Nazionale, dedicata all'Immacolata, ed oggi luogo particolarmente frequentato dai giovani. La direzione artistica è stata di Toto Toral. Perché honor talis artes, cioè l'onore alimenta le arti, gli artisti e la considerazione nei loro riguardi dà a noi quella spinta per continuare a dare sempre il meglio al pubblico. Un motivo fortemente identitario, così come più volte chiarito dallo stesso autore nel corso dei diversi incontri con il pubblico, la ragione alla base della scelta, solo apparentemente decontestualizzata, di voler mettere in scena un presepe, seppur pop, fuori stagione. Un'interpretazione viva e profonda, ma necessariamente autentica, della cultura popolare, quella dalla quale Cristoforo Russo mai si allontana, ma che rielabora in modo attento e soggettivo attraverso una declinazione ampia e variegata dei temi, dei soggetti e delle immagini che diventano un unicum pittorico, sempre con uno sguardo rivolto al basso, alla visceralità delle emozioni, ai deboli e agli emarginati di ogni società, che ben sa rappresentare nel loro dramma umano, ma anche nell'unicità delle loro caratterizzazioni per mezzo di un sapiente e ricercato uso cromatico delle tinte. La maschera dal popolo, il carattere è arrivato sulla scena 500 anni fa, poi nell'ultimo secolo ha avuto un declino, ma grazie a Dio attraverso un presepe pop vuole arrivare sulle tele, dalle tele nelle animazioni di Michele Catuogno si sono mosse e poi grazie alle modelle, ai personaggi, alle ballerine sono arrivate eccezionalmente questa sera tra la gente, per noi, tra noi, e speriamo che il presepe pop possa avere lunga vita. E sullo sfondo l'immancabile analisi delle opere dei grandi maestri e la cronaca del proprio tempo attraverso il linguaggio della commedia dell'arte. Rugantino, Meopatacca, Pulcinella, Arlecchino, Pantalone e le maschere da tutto il mondo, dai supereroi alle maschere asiatiche sino a quelle africane. Avevamo una pulcinellessa, un'arlecchinessa, grazie a Tiziana e Carmen, ma soprattutto grazie a tanti altri artisti, Eleonora, Anna Giulia, il gruppo Elvis, Enzo. L'idea di fare un presepe pop utilizzando un'arte come quella italiana, quindi l'arte tradizionale, dei grandi maestri, e creando questa interazione quindi con le opere del Rinascimento, dei grandi maestri, come dicevo, riesce comunque a modernizzare, a dare un tocco di particolare interesse. Ecco, io l'ho trovato particolarmente interessante.